Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È passato circa un mese da quando ho fatto il video dell'unboxing di lei, la FlashForge Creator Pro 2. Quindi dopo un mese di utilizzo, varie stampe, varie prove che ho fatto, adesso finalmente sono in grado di dare una recensione e un parere e una mia opinione di questa stampante con doppio estrusore separato. Allora, la FlashForge Creator Pro, cioè la versione precedente a questa, una stampante super apprezzata da chi ama le stampanti 3D e soprattutto da chi ama le stampanti 3D che stampano a doppio estrusore, cioè con due filamenti contemporaneamente. Questa versione Pro 2 ha fatto un'evoluzione, si è aggiornata anche in maniera molto positiva rispetto alla Pro, che comunque rimane sempre un ottimo prodotto. Questa versione Pro 2, come ho fatto già vedere nell'unboxing, ha un doppio estrusore separato, mentre nella prima versione i due estrusori erano collegati uno all'altro, qua invece lavorano in maniera indipendente. Dopodiché l'aggiornamento è stato fatto dal display, perché qua adesso abbiamo un display nuovo touch ed un software nuovo che gli dà un ulteriore tocco di modernità e di facilità di utilizzo nelle impostazioni. E queste sono le modifiche più sostanziali che sono state fatte a questa macchina. A livello strutturale rimane la stessa macchina della versione precedente, quindi mantenendo quello che erano comunque tutte le caratteristiche positive appunto della prima versione. FlashForge, come sapete, punta sempre a costruire macchine chiuse, quindi dà la possibilità di stampare materiali tipo ABS ed altri materiali che hanno bisogno comunque di una camera chiusa di stampa, e la loro filosofia di stampa è sempre puntata appunto a questa tipologia di struttura. E poi come concezione di stampa loro prediligono il piatto, che si muove, sale, scende, ma appunto anche perché essendo fatta completamente chiusa, come logica, è difficile creare una stampante con gli estrusori che salgono e scendono, ma è il piatto che deve salire e scendere, quindi una concezione che rimane diversa dalla maggior parte delle stampanti che siamo abituati a vedere, perché comunque loro appunto lavorano con questa tipologia di progettazione. Allora ragazzi, vi lascio il link in descrizione di questa stampante con anche il coupon sconto se volete dargli un'occhiata. Questa stampante costa circa 800 euro, una cosa del genere, poi dopo varia il prezzo come sapete, però la cifra di più o meno è quella, quindi un prezzo abbastanza importante, ma per una macchina che è davvero davvero ottima, quindi il prezzo va valutato sempre su che cosa state acquistando. Allora, per fare l'analisi di questa stampante partirei da cosa mi è piaciuto di questa stampante. Ovviamente i due estrusori che si muovono in maniera indipendente, che ci permettono di fare cose sicuramente uniche che altre stampanti non ci permettono di fare, stampare due oggetti contemporaneamente, quindi nello stesso tempo stampare il doppio degli oggetti, stampare oggetti singoli ma usando due materiali o due colori diversi. Poi dopo andremo a vedere un po' le stampe che ho fatto, perché chi mi segue su Instagram le ha già viste, ma chi non mi segue su Instagram le vedrà adesso cosa è in grado di fare questa stampante. Avendo due estrusori si ha la possibilità di andare a stampare un oggetto con i supporti, e i supporti andarli a stampare non in PLA ma andarli a stampare in un materiale come questo, il PVA, che ci dà la possibilità di andare a sciogliere i supporti una volta che il progetto è stampato. Quindi potremo stampare un progetto che ha un casino di supporti complicati che sarebbero difficili da andare a rimuovere se fossero in PLA, quindi lo stampiamo il progetto, gli andiamo a dire che in un estrusore utilizza il filamento PLA, nell'altro estrusore utilizza il filamento PVA, quindi questo materiale solubile che una volta immerso nell'acqua tiepida per 12-24 ore si scioglie e lascia il progetto bello pulito, senza sbavature, senza niente, così come se non avesse avuto i supporti, o almeno così dovrebbe essere. Non ho ancora provato, ce l'ho qua da provare, questo è di Azure Film, quindi non vedo l'ora di provarlo, appunto che con una stampante del genere ha davvero senso utilizzare questi filamenti di supporto, perché tanti progetti sapete che sono complicati a livello di supporti, poi rimuoverli comunque lasciano magari delle sbavature, dei difetti che invece con un filamento di questo tipo non dovrebbero andarsi a creare. Quindi staremo a vedere, lo vedremo prossimamente, quindi seguitemi anche per questo, per vedere come si comporta questo filamento solubile della Azure Film.
E poi un'altra possibilità è stampare a specchio, un'altra funzione che ha questa stampante con il suo software. Sì, perché per utilizzare questa stampante io vi consiglio come slicer il suo slicer, cioè FlashForge Print, perché è diciamo dedicato a tutte le stampanti FlashForge, quindi a tutti i parametri, tutti i setting, già tutti perfetti per queste stampanti. Da lì potete aggiornare il firmware della stampante in maniera super semplice e il software, ragazzi, è davvero ottimo, soprattutto per una stampante che ha doppio estrusore, quindi sarebbe difficile configurarlo con altri slicer. Si può fare, ma diventa tutto davvero un po' complicato, mentre utilizzando il suo software di slicer, che comunque è gratuito, lo andate e lo scaricate dal sito FlashForge, vi permette di fare praticamente tutto, vari tipi di supporti, sia quelli ad albero che quelli classici, andare a decidere quale estrusore volete usare, su quale parte dell'oggetto usare quell'estrusore o l'altro in base appunto al colore che avete. Cioè davvero è una cosa in... cioè davvero il software è semplice, ma funziona davvero davvero bene, vi permette un sacco di modifiche, ma è davvero semplice e intuitivo. Quindi se acquistate questa stampante, sappiate che dovete non per forza, ma io ve lo straconsiglio, e anzi direi quasi per forza, utilizzare il suo software di slicer, che comunque vi ripeto è davvero semplice e funziona benissimo con questa stampante, quindi eviterete tantissimi problemi. Allora, prima di andare a vedere le stampe che ho fatto e cosa è in grado di fare questa stampante, andiamo a vedere anche il software di questa stampante, che è una cosa che mi è piaciuta tanto, questo nuovo software, perché adesso la vado ad accendere così ve lo spiego meglio. Perché questo software, che adesso ha un display touch che ci permette attraverso icone di fare veramente tutto in maniera super semplice, quando andiamo ad accendere la musichetta ci avvisa che si sta accendendo. Quindi andiamo a vedere il display da vicino. Allora, il display è davvero semplice, minimal, ma con tutto quello che ci serve per fare tutto in maniera super semplice. Allora, print ovviamente ci farà selezionare la scheda SD, dove all'interno abbiamo anche le guide, tutti i tutorial che ci serviranno per l'avvio, perché loro ci danno tutto nella sua scheda SD. Dovremo anche dei file di prova di stampa, e poi ovviamente andremo a caricare i nostri file che andiamo ad aggiungere. Quindi usciamo. Qua abbiamo la funzione di pre-riscaldare il piano, pre-riscaldare gli estrusori, tutto quello che diciamo riguarda appunto un pre-avvio che vogliamo noi fare manualmente. Poi qua abbiamo Tools, che è dove troviamo tutte le funzioni di modifica della stampante. Allora, Filament ovviamente ci farà caricare e scaricare il filamento, quindi basterà andare a cliccare Load per caricare il filamento e Unload per scaricarlo sull'estrusore left, cioè sinistra, che è questo, o l'estrusore di destra, che rimane questo. Quindi ci fa scegliere quale estrusore vogliamo caricare o scaricare. Poi Level ci dà la possibilità di andare a livellare il piano, quindi se io vado a cliccare ci porta il piano in posizione per essere livellato con il classico fogliettino di carta, per andare a diciamo creare la distanza ottimale tra ugello e piano. Queste cose le ho fatte nel video dell'unboxing, se vi ricordate, quindi andate a vedere nel caso vogliate vedere questi procedimenti, perché comunque questa macchina non è una macchina che perde il livellamento del piano, quindi non bisogna ogni volta andare a ricalibrare i piani o anche dopo qualche stampa, no, lei mantiene il piano livellato benissimo, quindi una cosa importantissima per una stampante 3D. Poi abbiamo Home, cioè porta tutti gli assi in posizione 0, quindi posizione d'avvio. Poi abbiamo Manual, che ci fa muovere tutti gli assi manualmente. Appunto, vedete che se io vado a muovere l'asse Z lo faccio salire, o se tengo premuto lo faccio scendere. Quindi questa funzione va a muovere tutti gli assi della stampante in maniera manuale. Poi abbiamo setting, qua abbiamo per fare le calibrazioni dei tre assi, una cosa che ho fatto nel video dell'unboxing, quindi una cosa che va fatta quando andate a tirare fuori dalla scatola la stampante, questa calibrazione. Poi se nel caso, nel tempo, vi dà problemi di calibrazione, andate a rifare la calibrazione, altrimenti anche no, nel senso che se la stampante lavora bene, una volta che l'avete fatta continuate a farla lavorare finché lei non vi problemi. Poi abbiamo language, ma vi dico subito che non c'è l'italiano, quindi ci accontentiamo dell'inglese. Poi abbiamo status, che ci dà i parametri che ci sono in questo momento a livello di temperature del piano e degli estrusori e le posizioni degli assi, vedete. E qua la possibilità di andare a cambiare la luce del LED, perché come vedete la stampante è illuminata, e andando a cliccare sul simbolo del colore andiamo a cambiare il colore del LED. Vedete che
abbiamo l'illuminazione in base a quello che vogliamo. Se schiacciamo il quadratino grigio, la luce è spenta. Quindi, in base al colore che ci piace di più, potremmo avere la camera di stampa illuminata, perché essendo appunto una stampante totalmente chiusa, si vedrebbe davvero poco su come sta venendo la stampa. Poi usciamo anche da questo menu, poi qua abbiamo informazione, ci dà tutte le informazioni della stampante e del firmware installato, della versione e tutto via dicendo. Tutto quello che è il menu, ragazzi, è qua. Avete visto che il menu è semplice, ma ci permette di fare tutto in maniera intuitiva e davvero elementare. Questo è stato un notevole passo in avanti, secondo me, questo display touch con questo menu, perché agevola tantissimo appunto chi è inesperto a trovare subito la funzione che gli interessa. Allora ragazzi, le prime stampe che voglio farvi vedere sono questi due draghi che ho stampato simultaneamente, infatti uno blu e uno bianco, appunto perché li ho stampati simultaneamente con i due filamenti che erano dentro nella confezione, perché comunque con la stampante vi arrivano due filamenti e all'interno c'era il blu e il bianco, e questo è il risultato. Guardate la qualità di stampa dei layer, cioè si fa fatica a vedere. E non ho stampato alla massima risoluzione, questa è la risoluzione standard. Guardate che spettacolo, sia nel dettaglio che nella qualità di stampa. Questi stampati simultaneamente, come state vedendo appunto nel video. E poi ovviamente ho provato a stampare progetti con due filamenti all'interno dello stesso progetto. Il risultato è questo. Questo, ragazzi, è quello che viene a formarsi sopra al progetto finale. Perché? Perché comunque, usando due estrusori, e quando l'estrusore si sposta va, diciamo, in attesa di lavorare perché sta lavorando l'altro, quando torna il filamento potrebbe non essere pronto all'utilizzo, perché magari non è subito disponibile all'ugello, quindi si andrebbero a creare magari dei buchi vuoti all'interno della stampa, comunque delle imprecisioni. Quindi lui crea questo involucro che va diciamo a pulire l'ugello tra una stampa e l'altra, quindi alla fine troverà sempre l'ugello carico e pronto per stampare quando andrà ovviamente sul progetto che stiamo stampando. Quindi vi troverete questo, ma il risultato sotto a questo è questo. Questo è una rana striata, guardate che spettacolo che è venuta, cioè veramente secondo me bella bella bella. E un altro progetto che volevo farvi vedere sempre a due colori è questo. Vedete che anche lui ha creato questa struttura esterna di pulizia degli ugelli, che però all'interno, ragazzi, guardate che spettacolo. Questo è un file che c'è all'interno della SD che vi arriva per fare appunto la prova dei due colori, e il risultato secondo me è davvero ottimo. Ma un oggetto che ho stampato e non ho nemmeno utilizzato il suo filamento, ma ho usato un altro tipo di filamenti, è questo iguana. Guardate che spettacolo che è venuto, un iguana stampato in un pezzo unico, non sono due pezzi che poi ho incollato, cioè l'albero e l'iguana, no, è un pezzo unico usando due filamenti, infatti si vede dalle zampe che il filamento è unico, però guardate che spettacolo che è venuto, è veramente secondo me ottimo davvero. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere, sempre a due colori, questa piccola rana da corsa, vedete il numero 1 bianco, il cerchietto blu intorno, le strisce sopra, quindi proprio tipo macchina da corsa. E poi ovviamente volevo farvi vedere quello che è la qualità di stampa che siamo abituati a vedere con queste barchette che ormai sono, diciamo, quello che è il punto di riferimento della qualità di stampa. Volevo farvi appunto vedere come sono venuto bene, l'ho stampate due simultaneamente, quindi blu e bianca, eccole qua, cioè guardate la qualità dei layer, è incredibile, anche la definizione qua in alto, che è la parte, diciamo, quella più critica, guardate che spettacolo. Queste, come vedete, le ho stampate simultaneamente anche loro. E poi un altro oggetto che ho stampato a due colori, sempre per farvi rendere l'idea della qualità di stampa a due colori, è questo Pokémon stampato in bianco e in blu, guardate il risultato, che spettacolo. Quindi dal punto di vista del risultato dato dalle due stampe con due colori è davvero incredibile, e anche la possibilità, come avete visto, di creare due oggetti simultaneamente è davvero utile se si deve produrre due oggetti dello stesso tipo. Quindi da questo punto di vista tanta roba, e la qualità di stampa di questa macchina è incredibile, avete visto la precisione dei layer, quasi non si vedono, ed era questa la stampa standard. Quindi da questo punto di vista stampa che è uno spettacolo. Cosa che mi stavo dimenticando, voglio farvi vedere che la scheda SD è messa qua lateralmente alla stampante, e qua abbiamo la presa per collegare il cavo USB al nostro PC per fare l'aggiornamento della stampante, o meglio del firmware della stampante.
però purtroppo in queste stampanti chiuse ci sono anche dei contro. Ovviamente abbiamo tanti pro perché abbiamo comunque un'estetica più pulita, possiamo stampare materiali che facciamo fatica a stampare con stampanti aperte, tipo l'ABS, perché senza una camera di stampa chiusa è quasi impossibile stampare l'ABS, soprattutto se si sale in altezza. Però ci sono ovviamente appunto dei contro. Uno dei contro è il piatto, che ovviamente essendo una stampante chiusa rimane di dimensioni ridotte, perché abbiamo un piatto che è 200x148x150 di altezza, quindi questo è il volume di stampa di queste stampanti chiuse. La maggior parte di queste stampanti chiuse ha volumi di questo tipo, quindi non si raggiunge mai i volumi delle stampanti aperte. Poi una cosa che potevano fare, secondo me, visto che l'hanno aggiornata, è il piatto con un tappeto magnetico. Qua abbiamo ancora il vecchio tipo di piatto che c'era anche nella prima versione, che lavora benissimo perché i materiali aderiscono bene, però con quello magnetico, in cui saremmo potuti andare a togliere il tappetino magnetico, staccare il pezzo e reinserirlo, secondo me, avendo fatto un aggiornamento, ci stava appunto anche aggiornare quello. Anche se, ripeto, questo va benissimo perché comunque ve ne danno anche uno in ricambio adesivo da mettere, appunto andando a sostituire questo nel caso doveste rovinarlo, però con quello magnetico secondo me avrebbero dato ancora un qualcosa in più a questa stampante con appunto questo aggiornamento. Comunque è una cosa che potete fare anche voi, infatti io già ci sto pensando, è una cosa che si può comunque fare anche noi dopo che l'abbiamo acquistata, se volessimo farlo. E un'altra cosa che non mi fa impazzire è il rumore, è abbastanza rumorosa, questo perché comunque essendo chiusa questa struttura fa da cassa di risonanza, quindi se i rumori e le vibrazioni si amplificano abbastanza, quindi diventa diciamo un po' rumorosina, però il risultato finale a livello di stampa, tanta roba, quindi chi se ne frega. Però magari chi ce l'ha in un posto dove il rumore potrebbe dargli fastidio, sì, fa un po' di rumore e le vibrazioni si sentono appunto create un po' da tutto quello che diventa la cassa di risonanza della struttura chiusa. E un'altra cosa che non mi fa impazzire, che è sempre dovuta al fatto che sulle stampanti chiuse è improponibile mettere i filamenti qua sopra, perché comunque qua sappiamo che possiamo andare a chiuderla con la cupola che ci viene data in dotazione, quindi andando a chiudere il tutto e sopra questi cavi si avrebbe una stampante altissima a livello di filamenti, quindi sarebbe una cosa impossibile. Quindi i filamenti e le bobine vengono messe dietro, però questo metterle dietro un po' ci limita nella sostituzione, nel senso che dobbiamo ogni volta andare a spostare la stampante o toglierla dal mobile in cui ce l'abbiamo sopra per andare a sostituire la bobina, e questo non è il massimo, ma purtroppo è un prezzo da pagare per le stampanti chiuse. E un'altra cosa che non mi fa impazzire è sempre collegata alle bobine dei filamenti, cioè i perni dove vanno agganciate le bobine. Vedete, questi perni sono molto grossi, e cosa succede? Che su certe bobine non ci vanno, quindi le bobine non passano sopra al pernone che c'è per agganciare la bobina, e altre invece ci ballano dentro. Ma questo ballarci dentro non sarebbe il problema, il problema è che cadono fuori, perché il fermo aggancia solo se la bobina ha un diametro che fa, diciamo, agganciare e sganciare le due linguette di plastica. Altrimenti, se il foro della bobina è maggiore del perno, cosa succede? Che le due linguette di plastica non agganciano, quindi non fanno da fermo, e la bobina cade fuori nel girare, cade fuori se non c'è un qualcosa che la tiene ferma. Quindi vi dovete ingegnare voi a creare un qualcosa che vi tiene fermo la bobina. E queste sono le tre cose negative che ho trovato, e sono davvero, ragazzi, non importanti, perché poi quello che conta è il risultato di stampa, è la qualità di stampa e soprattutto la possibilità di stampare due colori e soprattutto di stampare due oggetti contemporaneamente. Quindi tutto questo, ragazzi, funziona, e funziona benissimo. Quindi spero di avervi spiegato bene tutto questo. Avete visto che i difetti sono davvero pochi e sono davvero poco importanti, soprattutto, che è quello che conta, perché se fossero anche uno solo ma importante darebbe dei problemi, invece sono pochi e anche davvero poco importanti. Per quello che dà a livello di positivo, le cose negative che ha passano non in secondo piano, in terzo, in quarto, in quinto piano, proprio non ce ne può fregare di meno. Quindi, ragazzi, se cercate una stampante che stampa benissimo chiusa, che vi dà la possibilità di stampare con due estrusori, con due colori, cioè con tutto quello che vi ho spiegato, questa è la stampante che sicuramente fa per voi. Qua stampate senza problemi e senza difficoltà, che è una cosa che non è da sottovalutare. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa mia recensione con le mie opinioni di questa Flashforge Creator Pro 2 vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, le stampi in anteprima, infatti lì
chi mi segue ha già visto un sacco di cose di cosa fa questa stampante, quindi seguitemi anche lì. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!